Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui perché devo farvi questo video nel quale vi parlo di una cosa molto importante e sinceramente non so nemmeno io come riuscirò a parlarne, non so nemmeno io come organizzare un discorso, sinceramente, perché sono fuori di me, nel senso, per me è una cosa troppo grande. Scusatemi se vi tocco sempre il ciuffo, ma è la prima volta che lo metto di qua, mi dà un po' fastidio. E comunque, allora, il fatto è, come sapete, io sono sempre stata una persona che ha sempre avuto più di un hobby, però la mia principale grande passione è sempre stata solo una, ovvero il canto. Canto e teatro, però il canto è sempre stata la mia prima principale passione della mia vita, quello per il quale stavo lottando per lavorare, quello nel quale stavo studiando e tutto quanto. Io non avevo veramente nulla, avevo solo una cosa, la mia musica, non avevo altro. Ci sono stati alcuni periodi, e non ve lo devo nemmeno dire perché le vere tesorine mi conoscono e sanno bene quello che ho dovuto passare per certi aspetti, ma non è assolutamente vittimismo, è realtà, semplicemente ho dovuto superare alcune cose molto pesanti e nei momenti più bui, nei momenti in cui mi chiudevo proprio completamente nella mia camera, nei momenti in cui non volevo nemmeno più vivere, in quei momenti avevo soltanto il canto. E nel momento in cui ho iniziato a fare canto e recitazione in accademia, studiando e aprendomi nuove porte, nuove strade, piano pianino mi sono iniziata ad aprire sempre di più. E da quella, diciamo, ragazzina che stava sempre in camera sua e che davvero voleva solo morire, da quello mi sono trasformata in wow, a me piace vivere. A me piace tanto vivere e quasi quasi vivo proprio per questo, vivo per la musica, perché è la cosa più bella. Poi ovviamente ci sono 300.000 altri modi, altri motivi per vivere, che ovviamente ho scoperto dopo, come la mia famiglia, la vita in sé, però vi posso assicurare che nel momento in cui veramente io ho sofferto di depressione grave, ho sofferto di attacchi di panico, tutto ovviamente dovuto a dei traumi che mi avevano ovviamente dato appunto essere vittima di bullismo e altre cose che mi aveva dato una maestra che insomma lo sapete. Mi rinchiudeva in uno stanzino, lo sapete, insomma, ne ho passate insomma un po' strane. E poi per altri avvenimenti della mia vita dei quali non vi ho parlato, ma perché non so se ne parlerò mai, perché riguardano anche altre persone, quindi non posso troppo dire, però che mi hanno segnata particolarmente, che più crescevo più mi hanno distrutta praticamente. Però poi appunto ho rimesso, cioè per rimettere tutto insieme, io ovviamente ho fatto tutto un percorso psicologico, ovviamente io poi ho sofferto appunto di disturbi alimentari e tutto, però come sapete ho fatto tutto un percorso psicologico, ma vi assicuro che senza la musica non sarei andata da nessuna parte. Anche YouTube mi ha aiutata molto in questo aspetto, perché non facendo video però, io da quando, cioè quando mi sono messa a fare video io già ero guarita, bella che guarita da praticamente qualsiasi ferita. No, YouTube lo vedevo e mo ci vuole, sentivo un botto di musica, vedevo anche gli YouTuber però sentivo un botto di musica su YouTube e mi allenavo sui vari karaoke di YouTube, no? E quando sono entrata in accademia ho iniziato ad essere una nuova me, a conoscermi, a uscire fuori, a uscire fuori da quel guscio, da quella bolla che mi ero creata per stare al sicuro e che mi avevano fatto creare, perché altrimenti semplicemente se fossi uscita da quella bolla sarei stata molto male, mettiamola così. E nel momento in cui mi sono aperta, nel momento in cui ho detto basta, nel momento in cui ho iniziato a cantare per me stessa, per la voglia di farlo, vi giuro, sono rinata, mi ha salvato completamente, mi ha letteralmente salvata. Sono dimagrita 20 kg, ho superato gli attacchi di panico. C'è da dire che senza il canto, senza la mia musica, senza il canto, non avrei fatto il percorso che ho fatto e che mi ha portata poi anche a fare dei bei lavori, perché no? Tutto questo, quindi ho iniziato a lavorare appunto nel mondo del canto, studiavo tutti i giorni andavo in accademia appunto per cantare, tutti i giorni avevo le mie ore di allenamento con Canoro, con le corde vocali e tutto quanto. Ed era una passione immensa. Come vi ho detto, appunto ero iniziata anche a dimagrire i miei primi 20 kg. E ai tempi non avevo praticamente nessuna disfunzione, non avevo praticamente nulla, avevo solo un passato da ex bulimia e emotional eating, diciamo che era tutto collegato a quello. E da lì appunto sono iniziata a dimagrire 20 kg, sono iniziata a stare molto meglio.
tanto che poi appunto dopo il dimagrimento io ho avuto proprio una rinascita totale, mi sono completamente aperta al mondo dello spettacolo appunto, quindi ho iniziato anche a fare dei lavori abbastanza importanti, ho continuato ad andare in accademia e poi sono rimasta incinta. Dal vivere di musica ovviamente sono passata al vivere per mia figlia. Nessuno mai, mia figlia compresa, nemmeno i miei genitori, nessuno mai mi ha mai detto abbandona l'accademia o abbandona i tuoi sogni. Nessuno mai me l'ha detto. Sono stata io che di mia spontanea volontà ho deciso che finché Lara era piccola almeno volevo semplicemente cantare per lei, mi bastava. Mi bastava cantarle la Linda Nanna o cantare quelle le canzoncine, o alcune volte come fa adesso io mi metto a cantare e lei semplicemente mi ascolta, e penso che sia la cosa più bella che mi possa mai capitare, perché sono stata davanti a grandi pubblici, a un grande pubblico diverse volte, ma mai niente è bello quanto lei che mi guarda negli occhi con approvazione o con amore. Non è mai niente grande quanto quello. Comunque, appunto dopo la gravidanza ho deciso io di allontanarmi da quel mondo, perché volevo semplicemente mi sono dedicata di più al lavoro, mi sono dedicata di più a finire gli studi, al lavoro e a crescere mia figlia. Poi ho avuto tanti tanti problemi che voi non avete idea, ma proprio tanti problemi, di quelli proprio grossi, di quelli forti, che non vi ho mai parlato perché non ve ne posso parlare purtroppo. Ve ne parlerei perché so sicura che magari molte di voi ci sono passate, però non riguardano solo me, quindi non posso davvero parlarvene. E spero magari che un giorno, tra tanti anni, potrò parlarvene, non lo so, ma non penso comunque. È una cosa strettamente personale che non riguarda, ripeto, solo me, quindi purtroppo non penso che... Però, mai dire mai. Comunque sia, quello mi ha fatto accantonare quello che era la mia passione più grande, ma non per Lara, non per la gravidanza, non per quello. Il problema era un altro che mi ha fatto allontanare da quella cosa. Mo non ve ne posso parlare più di tanto, però ci sono state tante altre cose che mi hanno costretta ad abbandonare quel mondo. Prima la mia decisione, che ho detto io, perché mia madre mi diceva sempre non ti preoccupare, se vuoi continuare le lezioni vai, se vuoi andare in accademia vai, tanto è un'ora al giorno, non cambia niente a nessuno, tanto meno alla bambina, se vuoi andare vai. Però ero io che dicevo no, perché non volevo. Ora, io non vi posso dire molto, ma vi dico che posso dire che finalmente che c'è un barlume di speranza, diciamo una lucina accesa sul fatto che quella che è sempre stata la mia passione che ho messo nel cassetto possa un po' uscire fuori. Non vi posso dire altro. Questa era, diciamo, una prefazione di qualcosa che poi capirete dopo, per le tesorine più affezionate, per le tesorine che mi vogliono proprio bene. E quindi adesso andiamo da Elena, così parliamo un po' con loro e piano pianino nel corso di questo tempo seguirete voi e loro, seguirete me, capirete piano pianino, i tasselli arriveranno tutti a stare insieme. E comunque una cosa la voglio dire, non smetterò mai, mai di avere la mia più grande passione, che sì è il canto, ma la mia più grande passione vera è Lara. Quindi non voglio assolutamente che il mio discorso faccia capire che io ho fermato la mia passione per mia figlia, non è assolutamente così, non è proprio assolutamente così, vi posso assicurare che quando si ha un figlio succede una cosa diversa. Non l'ho abbandonata, oddio, ho abbandonato questa passione perché sono rimasta incinta a 16 anni, no, sono stata io che ho voluto concentrare le mie forze su quella cosa, però adesso magari è arrivato il momento di ritirare fuori dal cassetto qualcos'altro. Andiamo da DNA. Oh, allora, vi dicevo, sto con loro perché vi devo spiegare le cose belle. Le cose belle sono come se siamo conosciuti, come è nata tutta questa storia. Glielo vogliamo dire? Glielo vogliamo dire? Grazie mille. Allora, diciamo che dai, non avevamo niente da fare, allora... Siamo conosciuti in un modo, diciamo, sempre lavorativo. Assolutamente che sì. Che poi da lì è partita quella che adesso è l'amicizia, quella che adesso è la nostra casa, quello che adesso è il nostro grande progetto. Assolutamente sì. No, però ditelo, come se siamo conosciuti la prima volta. Sullo slogan ufficiale contro il bullismo dell'anno scorso. Yes, che trovate, perfetto, trovate nel mio canale ancora il siamo ancora in piedi. Siamo ancora in piedi. Tanta era, roba, ragazzi. Era un videoclip contro il bullismo che hanno fatto loro, al quale io ho partecipato pure il mio ragazzo, che grazie a loro ho conosciuto me. Il mio ragazzo, mi voglio bene, siamo cupido della situazione, quindi meglio ancora. Poi ovviamente io
io e mia ragazza ci siamo messi insieme molto dopo, però in quelle cose abbiamo iniziato a chiacchierare. Poi ci siamo conosciuti davvero, abbiamo iniziato davvero a chiacchierare molto dopo. Però intanto quello è servito, perché altrimenti non saremmo mai riusciti a vedere, certo, che entrambi esistevamo per l'altro, quindi ok. È una cosa bellissima. Però io posso dire anche, la prima volta che ci siamo visti, dove ci siamo visti tutti e tre? Vediamo se voi ricordate. C'era ci anche Marta. Ci siamo visti al bar. Ci siamo visti al bar, abbiamo preso il caffè, okay. E c'erano anche altre persone che... Sì, ma tu non ti ricordi la cosa principale? Che bar? Quello so io. No! Non mi ricordo. No, voi non vi ricordate che la prima volta che, forse ve l'ho anche detto, mi avete spaventata. Perché ho trovato loro due e Marta, vero, che mi venivano incontro, io piccolina, io 1,60 m di donnicciola. 1,60 m, mi sono ritrovata loro tre che ci eravamo sentiti solo per contatti telefonici. Mi sono trovati così. Era tutta scena. Porca loca, mo me menano. Anche perché si erano avvicinati tutti in gruppo così, tutti. Ho detto, porca loca, vogliono questi, aiuto. Però insomma, è alla fine era tutta una, sì, l'apparenza inganna, sì, spesso. Però che dite, com'è lavorare comunque in gruppo tutti insieme? Che dite? Fantastico. Sicuramente l'unione fa la forza e su questo non ci piove. Questa è la dimostrazione. Ma voi vi sareste mai immaginati che si sarebbe andato poi a creare quello che stiamo creando adesso? No. No, ma ci avremmo sperato. No, ci avremmo sperato, sì, ma no, no, non pensavamo. Ma perché manco io? Manco io! Nessuno in realtà, nessuno in realtà. Anche perché poi quando si lavora in gruppo si fanno le cose comunque con passione e piacere, soprattutto quando c'è passione da tutti i membri del gruppo, sì, naturalmente, sì, si crea una sinergia di lavoro che... Bellissima. Sì, allora raga, siete emozionati per questa nuova uscita di questo singolo che voi dovete andare a vedere adesso? Che ora, adesso, mia, dovete proprio corre. Volate, state volare, con le ali. Di... Non ci sto dentro. L'hai citato tu prima, J-Ax, è rimasto. No, raga, veramente, se volete dire qualcosa ai nostri tesori che ci stanno guardando e a tutte le persone che saranno interessate a vedere questo nuovo singolo, che vi ripeto, che vedrete il loro nuovo singolo dove ci siamo io e il mio ragazzo, che finalmente si vede il nostro bacio, perché è svelata la cosa! Noi tagliavamo sempre qua su YouTube i nostri baci, perché lo dovete vedere nel loro videoclip! Per forza, anche per forza! Io ho una cosa importantissima da prego tutto ciò, che è proprio alla base di qualsiasi cosa. Yeah, come on everybody! A parte questo. Lui finisce tutto con come on everybody. Ma a parte questo, questo video c'è un perché, sì, devono andarlo a vedere subito. Sì. Aprirà tanti seguiti. Esatto. Tante cose. Diciamo che i tasselli piano pianino si andranno tutti a mescolare, a mettere insieme e arriverà fuori questo quadro, questo puzzle, si andrà a riunire. Questo bellissimo quadro. E per una persona a voi tanto a cuore si aprirà una porta molto molto importante. Tocca vedere quale. Vi dico anche un'ultima cosa, ovviamente voi che ci state seguendo dagli inizi, da tutto quanto, potrete avere proprio la cosa di vantarvi un giorno, e comunque io ce l'ho da subito. Mi raccomando ragazzi, il movimento decapita. Scusa. Adesso sì. È capitato. Perché si fa così. Devi farlo, perché se non vai con i capelli lo posso fare, lo posso fare anch'io, sono troppo. Guarda, ce ne puoi provare, però. No, comunque, non fate come me, non usate extension, fate crescere i vostri capelli. Fate come me, rubate le altre persone, attaccateli in testa. Io non ho assolutamente capelli finti. Comunque, tesori, ci vediamo nel prossimo video. Speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, correte subitissimamente. Io non vi lascio manco la sigla, voi dovete andare direttamente a vedere, cioè non ci sono diretti. Andate direttamente nel loro canale, vi iscrivete e sentite la musica. Sì, la musica. La sigla la metto io. Yeah, come on everybody. Se vediamo domani. What? Let's go.